sviluppo del sistema immunitario nel neonato e il ruolo centrale della microflora intestinale. Cioè, noi dobbiamo pensare che cosa? Che, questo come premessa generale, che il sistema immunitario, cioè il nostro sistema di difesa, è soprattutto importante a livello intestinale, e dall'intestino, quindi dalla maturazione del sistema immunitario intestinale, nascono poi tutti i vari presidi di difesa immunitaria a livello di diversi organi, quindi questo è una cosa molto importante. Che cosa succede durante la vita intrauterina? Durante la vita intrauterina si dice che perlomeno il liquido amniotico sia sterile o quasi, per cui il sistema immunitario di un neonato sano alla nascita è considerato immaturo, quindi praticamente non ha avuto la maniera di venire in contatto con degli antigeni, e gli antigeni sono quindi, diciamo, chiamiamoli i nemici comunque, no? I nemici o comunque gli oggetti che aiuteranno poi il sistema immunitario a diventare un sistema immunitario maturo. Quindi durante le prime fasi di vita dopo la nascita è importante ed è indispensabile ed è anche inevitabile che il sistema immunitario venga in contatto con questi famosi antigeni, perché a questo punto diventa lentamente, subisce quello che si chiama un imprinting, cioè praticamente comincia a riconoscere quelli che sono gli aspetti, diciamo, dai quali deve difendersi, da quelli dai quali non deve difendersi, quelli che sono praticamente il sé. Quindi è necessaria una stimolazione antigenica da parte della microflora intestinale per la completa maturazione della componente attiva del sistema immunitario. Allora, quali sono i fattori che contribuiscono alla maturazione del sistema immunitario nel bambino subito dopo la nascita? Allora, intanto ci sono fattori genetici, che ognuno di noi ha diverso dagli altri, fattori ambientali e anche naturalmente gli antigeni alimentari, che nel caso del bambino allattato al seno è naturalmente il latte della mamma. L'intestino è l'organo immunitario più esteso che esista, e all'interno dell'intestino voi dovete pensare che c'è un organo che partecipa in maniera incredibilmente importante, fino a poco tempo fa quasi non riconosciuta, a quella che è la difesa immunitaria, e cioè il cosiddetto microbiota. Che cos'è il microbiota? È la cosiddetta flora intestinale. Noi l'abbiamo sempre conosciuta come flora intestinale. Noi siamo pieni di batteri, e questi batteri, se noi andassimo a pesare in una flora intestinale sana del nostro intestino, noi troveremmo che abbiamo all'interno del nostro intestino 3 o 4 kg di batteri. Forse molti di noi non ne hanno la consapevolezza. Questi batteri sono un vero e proprio organo all'interno del nostro corpo, un organo quindi che non ha una contiguità anatomica con noi, ma che è importantissimo da tanti punti di vista, perché è un organo che ci aiuta a vivere. Diciamo che senza questo organo noi non vivremmo, noi saremmo morti. Quindi questa è la grande importanza di quella che è la flora intestinale, che viene considerata, che viene chiamata oggi, diciamo negli ultimi tempi, con questa parola sintetica, il microbiota intestinale. E questo microbiota intestinale appunto ha un'importanza fondamentale nella difesa antigenica. Fra l'altro l'intestino quindi deve sviluppare la parte della difesa immunitaria intestinale deve sviluppare quello che si chiama la tolleranza. Che cos'è la tolleranza? È la capacità di discriminare tra antigeni potenzialmente dannosi e quelli che non sono dannosi, e questo voi potete rendervi conto che è importantissimo ad esempio nell'alimentazione. Cioè che il bambino a un certo momento abbia un sistema immunitario intestinale che riesce a distinguere quelli che sono gli alimenti, o perlomeno chiamiamoli adesso antigeni con un nome
generale, ma comunque gli alimenti che vanno bene da quelli che non vanno bene e che quindi non possono far parte della sua identità immunitaria, è naturalmente molto importante. E appunto nei primi mesi dopo la nascita si svolge questa fine regolazione proprio venendo in contatto con che cosa? Ecco, con quali sono, qual è l'interazione importante? L'interazione importante tra la flora intestinale, il materiale che attraversa il lume intestinale e la mucosa intestinale. Quindi subito dopo la nascita il bambino entra in contatto con quello che è il materiale del canale del parto naturalmente e quindi qui ha un primo imprinting del suo sistema immunitario. Questa colonizzazione è un processo molto complesso, influenzato da vari fattori, tra cui le interazioni dei microbi stessi, il tipo di alimentazione e il tipo di parto. Forse questo non è abbastanza noto, ma la flora intestinale, quindi il sistema immunitario del bambino, sarà diverso a secondo che il parto sia un parto vaginale o un parto cesareo. In particolare l'esposizione precoce a microbi sembra essere un importante fattore di protezione da malattie atopiche e asma, un processo che viene spesso compromesso oggigiorno da pratiche igieniche eccessive. Adesso vedremo anche perché. Quindi, allora, per quale motivo? Ritorniamo un attimo alla colonizzazione di antigeni alla nascita. La colonizzazione dell'intestino in bambini nati con taglio cesareo risulta ritardata rispetto ai bambini nati con parto naturale. Inoltre, i primi, cioè bambini nati con taglio cesareo, presentano anche una differenza in modalità di colonizzazione dell'intestino e quindi di sviluppo del sistema immunitario rispetto ai secondi. C'è una flora differente nell'intestino dei bambini nati con taglio cesareo rispetto a quello dei bambini nati con parto naturale. E questo naturalmente, questo abbiamo detto, la differenza di modalità di parto può dare già una differenza dal punto di vista del sistema immunitario. Quello che esercita subito anche un'influenza è l'alimentazione e altri fattori ambientali come l'effetto preventivo nella presenza in casa di animali da compagnia, specialmente i cani. Questo è un dato scientifico, guardate bene. Cioè il sistema immunitario di un bambino si sviluppa prima, si sviluppa meglio, diventa molto più, ha un'identità anche immunitaria più importante se ci sono anche in casa degli animali domestici. Per quale motivo? Perché è esposto ad una varietà di antigeni molto più grande. È uscito poco tempo fa un articolo inglese sul giornale internazionale il quale dimostrava come i bambini che si ammalano di più sono proprio i bambini le cui mamme eccedono dal punto di vista dell'igiene, quindi bambini troppo lavati, bambini lavati con saponi contenenti antibatterici ad esempio, non sono bambini che sviluppano necessariamente un sistema immunitario forte. Vediamo adesso brevemente l'allattamento. Allora, l'allattamento, come diceva anche la mia collega, dà già un imprinting dal punto di vista del sistema immunitario. Intanto durante la gestazione c'è un trasferimento di immunoglobuline al feto da parte della mamma grazie al contenuto di anticorpi, le cosiddette immunoglobuline A secretorie. E questo naturalmente già il latte quindi protegge il neonato da una serie di fattori e il latte ha una funzione immunomodulatoria. I bambini allattati al seno sono meno esposti ad infezioni e ad allergie alimentari rispetto a bambini allattati con le cosiddette formule. Abbiamo parlato di flora intestinale, fermiamoci un attimo alla differenza, no? Anche dal punto di vista del tipo di flora intestinale che è predominante in bambini che sono allattati, che nascono i bambini alimentati con le formule rispetto ai bambini che sono invece allattati al seno. Ecco, le specie di batteri che sono predominanti nei bambini allattati al seno sono i cosiddetti bifidobatteri. I bifidobatteri sono dei batteri buoni, sono dei batteri che aiutano il sistema immunitario e fanno parte di un sistema immunitario importante, mentre
I bambini che sono alimentati con le cosiddette formule, quindi con il latte in polvere, hanno sì i bifidobatteri, ma anche i cosiddetti bacteroides e i clostridium, che sono delle famiglie, diciamo, batteri, quindi batteri intestinali patogeni. Allora, ecco, questo l'abbiamo già detto, i bifidobatteri hanno appunto una importante azione sulla salute dell'intestino, regolando l'omeostasi microbica intestinale, inibendo i batteri patogeni che infettano la mucosa e contribuendo anche alla produzione di vitamine endogene. Ecco, un intestino già fin dalla nascita, un intestino che abbia una flora intestinale a posto, quindi ben equilibrata, in una condizione che si chiama, con un termine tecnico, di eubiosi, quindi di buon equilibrio, e non di disbiosi, che invece è la situazione di squilibrio della flora intestinale, possono produrre anche alcune vitamine endogene. Ecco, attenzione, l'intestino dei neonati è più permeabile di quello degli adulti, quindi è naturalmente particolare. Che cosa significa permeabile? Significa che attraverso, vedete qui vi ho messo una figurina, no, in basso a sinistra, che questi rettangoli sono, diciamo, una schematizzazione per indicare quelle che sono le cellule della mucosa intestinale. Vedete, mentre il cerchietto al centro è il nucleo di queste cellule, vedete che sono cellule affiancate, ce ne sono tre. Ora, per sigillare, diciamo, il lume intestinale, che a tutti gli effetti è il mondo esterno, e impedire quindi che ci sia un passaggio non voluto di sostanze nella parte interna dell'intestino, quindi nel corrente sanguigno, e anche per non far venire a contatto col sistema immunitario, che è nella sottomucosa, degli antigeni non voluti, tra le cellule ci sono appunto una specie di cucitura, si chiamano tight junctions, quindi sono delle chiusure ermetiche. Nel bambino queste chiusure sono meno efficaci, quindi è importante anche nel momento dello svezzamento introdurre pochi alimenti e soprattutto un alimento per volta, perché dobbiamo dare al sistema immunitario la maniera di identificare subito quello che arriva e di riconoscere se c'è una tolleranza o non c'è la tolleranza per questo alimento. Ecco, quindi dal punto di vista immunitario l'introduzione di un nuovo alimento corrisponde all'introduzione di innumerevoli nuovi antigeni, quindi praticamente è veramente una grossa impresa da parte di un bambino, da parte dell'intestino di un bambino, del sistema immunitario di un bambino, affrontare il passaggio ad esempio dal latte materno al latte, allo svezzamento. Un'alterazione, diciamo uno svezzamento che non avviene secondo certe regole, che adesso vedremo, può portare a reazioni allergiche e autoimmuni, molto importante. Naturalmente, e qui mi riallaccio un po' al tema della serata, cioè quello dei vaccini, un sistema immunitario che già viene fiaccato ad esempio dall'introduzione non ottimale degli alimenti anche durante lo svezzamento, può risultare particolarmente indebolito anche in occasione, ad esempio, di un insulto, di un'aggressione come quella di un vaccino. Ecco, quindi vediamo, ad esempio, questa è una cosa che io considero molto importante, che è alla base anche di alcune scelte dello svezzamento, perché avvengono reazioni allergiche e autoimmuni legate all'introduzione precoce del latte vaccino. Le proteine, soprattutto del latte vaccino, sono responsabili della comparsa di sintomi atopici, la dermatite atopica, eccetera, in bambini soprattutto che hanno una storia familiare di atopia, quindi bambini che sono predisposti da un punto di vista familiare, è molto facile appunto che ci sia l'insorgenza di quelli che sono dei sintomi atopici. Quindi la risposta immunologica al latte vaccino è dipendente dalla dose dell'antigene, naturalmente tanto più se ne dà e tanto più la risposta è forte. C'è un ruolo causa-effetto dell'esposizione neonatale al latte vaccino e il successivo sviluppo di allergia. Quindi
Quindi questo è visto scientificamente che se si dà il latte vaccino è la causa e l'effetto è appunto quello della, eventualmente dello sviluppo di un sintomo atopico. Questa è una cosa molto importante. L'introduzione precoce di latte vaccino, anche in formule per l'infanzia, voi sapete che le formule per l'infanzia sono latte vaccino modificato, cosiddetto umanizzato, è associata in bambini predisposti all'aumento del rischio di diabete 1 a causa della risposta immunitaria contro l'insulina bovina e della cross reazione con quella endogena. Cioè praticamente che cosa succede? Che il sistema immunitario di un bambino predisposto quando viene introdotto precocemente il latte vaccino è una risposta immunitaria di reazione immunitaria e c'è cioè una cross reazione con l'insulina endogena, per cui che cosa succede? Vengono distrutte le isole, le cellule beta del pancreas. Quindi l'immunizzazione all'insulina gioca un ruolo fondamentale nel processo autoimmune che porta alla perdita di cellule pancreatiche e allo sviluppo di diabete 1. Quindi il latte vaccino induce anticorpi contro l'insulina bovina, quindi contro l'insulina contenuta nel latte vaccino, e questi anticorpi reagiscono con l'insulina umana, quindi praticamente c'è questa l'insulina bovina è quindi una sorta di causa, no? Una sorta di trigger di trigger ambientale della risposta autoimmune verso le cellule beta del pancreas, e questo mi sembra un punto molto importante. Ecco, un'altra forma di intolleranza che rischia di verificarsi se ad esempio vengono introdotti troppo presto cereali, farine che contengono un glutine aggressivo come quello di grano, è l'intolleranza al glutine. Voi sapete che l'intolleranza al glutine oggi è molto diffusa ed è molto diffusa anche la celiachia, che è una forma estrema di intolleranza al glutine. Quindi la celiachia è una forma estrema di intolleranza al glutine, ci sono poi delle forme intermedie che noi chiamiamo appunto intolleranza intermedia, per cui anche ad esempio il grano, i cereali contenenti un glutine aggressivo come quello del grano non andrebbero introdotti prima ad esempio dell'anno di età. Quali sono i nutrienti essenziali? Entriamo un po' adesso brevemente nel merito, poi diciamo ancora brevemente vi presento quelle che è in base a questa necessità di introdurre bene gli alimenti e lo svezzamento per favorire uno sviluppo armonico del sistema immunitario. Vediamo intanto quali sono i nutrienti essenziali nello sviluppo del sistema immunitario. E sono importanti, scientificamente importanti, gli acidi grassi polinsaturi della serie omega 3, quindi non della serie omega 6, che possono essere precursori di molecole infiammatorie come i leucotrieni ad esempio, ma acidi grassi polinsaturi N3 tipo acido alfa-linolenico contenuto in noci e semi di lino, e vedremo che i cosiddetti semi oleosi, noci e semi di lino, li possiamo dare al bambino subito appena lo iniziamo a svezzarlo. Poi dal punto di vista diciamo degli altri componenti è importante per un giusto sviluppo del sistema immunitario il ferro, lo zinco, il selenio, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, la vitamina E e la fibra alimentare solubile prebiotica, quindi l'inulina, quindi praticamente la fibra alimentare è molto importante. Vediamo adesso molto brevemente come possiamo procedere. Quindi intanto ecco, qual è l'alimentazione naturale fisiologica? Questo è un sunto dei primi 2 anni, secondo questa visione. Da 0 a 6 mesi latte materno esclusivo, poi dal sesto-settimo mese, ma è il bambino, giustamente come diceva la collega prima, non siamo noi che diciamo al sesto mese lo svezzo, no, è il bambino che si svezza, nel senso che comincia a mostrare un primo interesse verso il cibo che vede sulla tavola, comincia a stare seduto da solo, no? Ha i primi dentini, e anche questi sono tutti segnali che ci dicono che è arrivato il momento che il bambino ha desiderio di mangiare qualcosa di diverso dal latte materno. L'inizio dello svezzamento con l'introduzione di frutta, cereali e verdure. Poi dai 6 ai 12 mesi sempre il latte materno 1-2 volte al giorno con l'aggiunta di 2 pasti a base di frutta, cereali, legumi e verdure.
in questa tra diciamo tra adesso poi vedremo molto velocemente anche in dettaglio. Da 12 a 24 mesi, sempre il latte materno una volta al giorno e un pasto a base di cereali, verdura, uovo, yogurt, formaggio fresco o pesce o carne, dipende se i genitori sono vegetariani o non sono vegetariani o vegani, quindi qui la scelta naturalmente è dei genitori, perché il bambino può essere svezzato anche vegetariano o vegano, in maniera assolutamente opportuna. E poi un pasto a base di cereali, verdure, legumi e frutta. Ecco, introduci un alimento per volta per meglio osservare la risposta al gusto ed un'eventuale reazione negativa, allergia o intolleranza. Se dovesse presentarsi dopo l'introduzione dell'alimento la prima volta che lo introduci una reazione negativa qualsiasi, vomito, diarrea, irrequietezza notturna, una eruzione cutanea, eccetera, sospendiamo temporaneamente quell'alimento e lo mettiamo in una sorta di quarantena. Un esempio di diario dei sintomi. In questo diario che ogni genitore può fare, abbiamo tutti i giorni della settimana l'alimento nuovo introdotto, ad esempio in questo caso una pera, e vediamo sotto che se c'è stata una reazione negativa la scriviamo e diciamo va bene, la pera per il momento la teniamo da parte, poi ci ritorneremo su fra un po'. Ecco, molto brevemente, dai 16 ai 12 mesi la frutta, ben matura, di stagione, di produzione locale, cotta o cruda, che si può offrire sotto forma di purea cruda o cotta nell'intervallo tra i pasti principali. Poi anche la frutta secca. La frutta secca è la frutta che prima era fresca e poi è stata disidratata, quindi l'uvetta e le prugne, si può cominciare con questo. Fin dalle prime settimane di svezzamento le possiamo mettere per dolcificare ad esempio la pappa. Solo frutta di provenienza biologica. Poi possiamo procedere con albicocche e fichi secchi. I semi oleosi. Abbiamo detto che i semi oleosi sono importanti perché aiutano lo sviluppo del sistema immunitario, fra l'altro. Quindi il latte di mandorla, il sesamo, abbiamo visto i semi di lino tritati finemente, l'olio di semi di lino, importantissimo da dare subito, fin dall'inizio dello svezzamento, e anche delle noci tritate, perché no? Quindi i semi oleosi giocano un ruolo importante. La verdura e i legumi freschi, anche questi da introdurre gradualmente, possono essere la base per il brodo vegetale che serve poi per diluire, all'interno del quale mettere poi i cereali, le farine. Quindi brodo vegetale più farina di cereali più verdura passata o omogeneizzata. Preferire in questa fase farine non integrali o farine parzialmente integrali, proprio per non impedire con i fitati che contengono queste farine il passaggio a livello intestinale di nutrienti importanti come ad esempio il ferro e lo zinco. Preferiamo farine senza glutine, riso, mais, miglio, grano saraceno, tapioca, quinoa, amaranto, oppure con un glutine nativo, quindi non il grano che è stato modificato più volte dall'uomo, ma con un glutine nativo tipo farro, avena, segale, orzo e camut, mai modificato dall'uomo e quindi riconosciuto dal nostro sistema immunitario perché è presente nella nostra alimentazione da milioni di anni. I legumi secchi, cominciamo con le lenticchie rosa ad esempio, quelle decorticate, li lasciamo in ammollo, li possiamo lessare con un po' di alga kombu. Tra l'altro l'alga è importante già all'inizio dello sviluppo, in piccole quantità naturalmente, e possiamo introdurre lenticchie, piselli, azuchi, ceci e via via tutti i legumi, sempre uno per volta. Lo yogurt al naturale mescolato a frutta fresca cruda o cotta, i formaggi, ricotta di capra o pecora, il parmigiano meglio poco o in piccole quantità se proprio si vuole, altrimenti niente. Al posto del parmigiano sarebbe meglio utilizzare ad esempio la crema tahin, la crema di sesamo, che contiene ancora più calcio del parmigiano ed è un calcio più biodisponibile. E le alghe, fin dall'inizio dello svezzamento un pezzettino di alga nel brodo di verdura, non più di due volte alla settimana. Quindi poi naturalmente si prosegue con questa alimentazione introducendo poi dal secondo anno in poi
le verdure, i legumi e i cereali che non abbiamo introdotto, poi possiamo andare avanti con la frutta, la frutta ad esempio di colore rosso, l'ultima ad essere introdotta, i semi oleosi, introduciamo gradualmente pinoli, nocciole, noci, arachidi, anche sotto forma di crema, la verdura, possiamo dopo il primo anno di età introdurre le crucifere, ad esempio i cavoli, e poi le ultime da introdurre sono le solanacee, cioè il pomodoro, la patata, il peperone e la melanzana. Per ultimo è in piccola quantità, quindi quando il bambino ha intorno ai 18 mesi, qualcosa del genere, e solo nella stagione di maturazione naturale. Ricordate che le solanacee contengono la solanina. La solanina a tutti gli effetti è un tossico, è una sostanza velenosa, quindi cerchiamo di darla, di dargli il meno possibile se vogliamo dargli questi alimenti. E poi possiamo a questo punto sostituire le farine con i cereali in chicchi, che sono quelli che dobbiamo sempre preferire anche nella vita futura, no, del bambino. Quindi il riso, l'orzo, il farro, il miglio ben cotti in minestra, oppure anche man mano che i denti cominciano a svilupparsi sotto forma di insalate. Chi vuole poi, chi non è vegano, può introdurre formaggi e uova nel bambino, e chi non è vegetariano può introdurre il pesce e la carne, ma sono prodotti di origine animale piuttosto acidificanti e quindi vanno sempre dosati con molta attenzione. Ecco, questo è il contributo, sono naturalmente aperta alle vostre domande, penso sia opportuno fermarmi qui. E con questa alimentazione, anche durante la mia esperienza di molti anni di svezzamento di bambini, i bambini sviluppano un sistema immunitario veramente molto, molto forte, eh? Quindi sono bambini sani e sviluppano anche delle abitudini alimentari che poi durano nel tempo, eh? Quindi ricordate che l'imprinting che noi diamo ai bambini durante lo svezzamento è una cosa che rimarrà per sempre. Se noi, i primi alimenti che diamo sono gli omogeneizzati, rimarrà l'immagine impressa di questa pappetta nel vasetto di colore neutro, no? Per cui ecco, diciamo che questo è il primo imprinting che diamo al nostro bambino, quindi cerchiamo di invece diversificare anche l'alimentazione. Grazie per l'attenzione. Sì, adesso...